Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento di incontro. Quest'oggi conosciamo due rappresentanti del mondo ambientalista che toccheranno alcuni temi a loro cari e di grande interesse anche per il nostro territorio. Sono tanti per la verità, dall'autostrada alle centraline, al governo del territorio e poi anche gli eventi sportivi che si svilupperanno sul nostro territorio nei prossimi anni che avranno un importante impatto. Con me c'è Luigi Casanova e Silverio Lacedelli e naturalmente anche per conoscere un pochino qual è il loro passato, da dove vengono, cominciamo con Luigi Casanova, una velocissima presentazione. Certo, intanto grazie per l'invito vostro. Io sono nato nel Bellunese e dopo per ragioni di lavoro mi sono trasferito nel Trentino e ho svolto il lavoro di custode forestale fino a 2 mesi fa, adesso sono appena andato in pensione e nel corso del mio impegno strutturato su una grande passione verso la montagna, ho avuto modo prima di incontrare il WWF con il tema delle aree protette, poi quando è nata Mountain Wilderness sono stato fra i fondatori di Mountain Wilderness Italia e anche internazionale, per arrivare alla Cipra Italia fino a maggio di quest'anno. Per 19 anni ne sono stato il vicepresidente. La Cipra è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. E questo è stato un grande risultato ottenuto, che si sia insediata questa commissione, perché ha dato un'idea del dovere di interpretare il rispetto per l'ambiente in tutto l'arco alpino. Certo, la Cipra è nata nel 1951 con un obiettivo specifico, quello di costringere e portare gli stati delle Alpi, gli 8 paesi alpini, a costruire la Convenzione delle Alpi, che è diventato un punto di riferimento ideale per costruire le politiche del vivere all'interno delle Alpi e per migliorare la qualità del nostro vivere nelle Alpi. Silvio Lacedelli, una sua veloce presentazione. Io, nato nel 51, il mio percorso è molto diverso dal suo. Diciamo che rientra più nel mondo della logica. Perché quando nel 72 uscì I limiti dello sviluppo, quel testo coordinato dal Club di Roma, presentava un modello di mondo, mi sembrava si chiamasse addirittura Mondo 3, costruito su delle premesse, su basi scientifiche, quindi non un teorema da dimostrare, ma un qualcosa che si è sviluppato in maniera, diciamo, quasi completamente matematica. Alcune premesse tratte dal mondo reale, alcune ipotesi di sviluppo e alcuni risultati. I risultati erano disastrosi, se ne è parlato a lungo, molto, se ne parla tuttora. Questo negli anni 70. 72. Quindi era il post 68. Ciò che si è verificato comunque in buona parte. Esatto, si è verificato, cioè non è mai stato smontato. Perché? Perché era stato costruito talmente bene da questa equipe americana, i Meadows e altri, con una logica ferrea. Quindi se la logica ci porta a questo, le conseguenze, se sono queste, dobbiamo intervenire. E lei da quel momento è entrato a far parte dei gruppi ambientalisti. Poi, naturalmente, con gli studi e con tante cose, ho seguito sempre questo aspetto e adesso siamo arrivati a quello che allora era il punto critico, cioè la società nostra rischia di implodere perché questi meccanismi si sono evoluti, si sono amplificati e siamo al punto critico adesso. Lo chiamano il colle delle capre, no? Quando si arriva in cima poi dopo si precipita. Okay. E adesso è il momento adatto per dare una scossa forte e cambiare il nostro modo di vivere. In 15 minuti, ne sono quasi rimasti 10, dobbiamo spiegare molte cose. Voi siete qui in rappresentanza di un mondo ambientalista che è una galassia molto ampia. Certo, è una galassia ampia, poi qui nel caso del Cadore abbiamo un riferimento molto forte del gruppo Per Altre Strade che lavora e collabora con altre associazioni sia locali che di profilo nazionale. Allora, voi avete chiesto di una intervista, volentieri la facciamo, anche perché è giusto sentire tutte le voci, e la vostra è una dissonanza molto forte con quello che è il comune pensare, perlomeno questo si può evincere, su due eventi importanti che sono i mondiali di sci e le Olimpiadi. Perché? Allora, sulle Olimpiadi io prendo spunto dalla posizione della Cipra internazionale. Fin dal 2016 la Cipra dice che
Le Olimpiadi ormai per le Alpi sono un evento insostenibile, cioè la tale pressione delle persone che arrivano in quei 20 giorni, la strutturazione dei territori, le continue modifiche delle piste di sci e dell'accessibilità non sono più sostenibili all'interno di spazi ristretti come le nostre montagne. Non è un caso che tutti i paesi, prima della candidatura Cortina a Milano, che tutti i paesi che avevano candidato per le Olimpiadi poi le abbiano rifiutate o tramite referendum o per scelte governative. Sì, io cerco di fare un palleggiamento sperando che le domande siano opportune per uno o per l'altro, però si dice che è generatore di grandi ricchezze le Olimpiadi, che lascerà sul territorio non solamente le infrastrutture ma anche un benessere negli anni successivi. Voi non siete d'accordo? No, grandi ricchezze, qui bisognerebbe entrare un po' nel dettaglio. Cortina ha ormai superato i suoi limiti, i limiti di presenze turistiche. Si dice, la Cipra e anche altri studi dicono che per ogni residente, per poter avere un ambiente, per poter avere una società, diciamo, adeguata, dovrebbe avere un turista. Quindi Cortina ha 6.000 residenti, dovrebbe accogliere in maniera adeguata la presenza di 6.000 turisti. Un rapporto 1-1. Un rapporto 1-1. Questo vuol dire che le persone che vengono sono accolte, riescono a capire i residenti, la loro maniera di vita, i loro problemi. Invece è successo che a Cortina, a fronte di 6.000 residenti, abbiamo circa 40-50.000 posti letto, diciamo, che poi dopo non tutti sono occupati. Comprese le seconde case. A Cortina ci sono, esatto, ci sono 5.000 unità immobiliari di proprietà non di Ampezzani, quindi 5.000 per 4 o 5 letti ciascuno fa 25.000 posti letto, 10.000 negli esercizi turistici, più tutto il personale che viene da fuori a lavorare, a fare le stagioni, c'è una massa di persone non è differente, quindi se in bassa stagione siamo in 6.000, in alta stagione siamo un numero provoca grandi scompensi. Anche per si definisca pressione antropica che è eccessiva, ma voi siete completamente contrari oppure siete contrari alla metodologia che si sta seguendo? Siamo contrari alla metodologia in modo particolare, c'era stata promessa partecipazione, coinvolgimento e questo aspetto non è stato realizzato dalla Fondazione dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Abbiamo avuto un primo approccio che sembrava anche molto positivo e poi siamo stati totalmente accantonati, avevamo portato proposte molto concrete, perché non siamo contrari a tutto, ad esempio siamo favorevoli al potenziamento della linea ferroviaria, anzi il nostro sogno sarebbe che la ferrovia Feltre Belluno Calalzo venga proseguita da Cortina per arrivare a Dobbiaco, cioè per costruire l'anello delle Dolomiti, siamo totalmente favorevoli a questo. Poi siamo favorevoli anche ad alcune circonvallazioni, perché ci sono alcuni paesi del Cadore che hanno bisogno delle circonvallazioni, a partire da Valle di Cadore, magari a San Vito invece si poteva lavorare con più attenzione e trovare altre soluzioni che non quella circonvallazione impattante. E invece quello che sta accadendo, magari Silverio ne parlerà meglio, quello che sta accadendo attorno alla Tofana o nel collegamento verso le Cinque Torri e il Falzarego è un qualcosa di devastante, vero Silverio? Sì. Vediamo anche delle foto che voi ci avete portato e qui chiedo alla regia che ormai mentre la Cedeli ci spiega, ci ha fatto vedere le foto che chiaramente fanno vedere gli sbancamenti, ma poi si metterà a posto questa... Sì, diciamo che quell'impianto che adesso stanno realizzando in questi giorni, è un impianto che dovrebbe, nelle intenzioni o quanto è stato detto, dovrebbe agevolare le persone nel raggiungere il Falzarego con gli impianti. In realtà alla partenza stanno raddoppiando il piazzale di partenza per le macchine, quindi c'è un attimo di disaccoppiamento fra quello che si afferma e quello che si sta effettivamente realizzando. Sì, immagino che il raddoppio sia all'arrivo, perché altrimenti è chiaro che se è la partenza deve essere raddoppiato, perché le macchine... No, le macchine le portano alla partenza dell'impianto, cioè, e quindi stanno ampliando quel piazzale con 9.000 metri cubi. Ma può far parte di una mobilità ecologicamente rispettosa? No. Se aumentiamo i posti macchina, aumentano le macchine che vanno su.
perché trovano il parcheggio e non impiegano 2 ore facendo 2, 3, 4 impianti per arrivare lì, vanno lì direttamente e la parcheggiano lì. Quindi si incrementa il numero dei passaggi sicuramente. A Cinque Torri c'è un piazzale immenso che anche lì invoglia le persone ad andare. Se si fanno degli interventi bisogna farli fino in fondo. Il treno va bene, dopo dobbiamo anche limitare le macchine, perché se abbiamo uno strumento che ci permette in maniera più compatibile di arrivare, non possiamo avere il treno e poi avere anche l'autostrada, che non ha senso. Ma senta, Casanova, il fatto di organizzare questi eventi fa sì che si sviluppi una certa economia, discutibile o meno, e quindi la gente rimanga sul territorio. Lo spopolamento è un tema mica da poco. No, ma ad esempio con un decimo dei soldi che vengono spesi per i mondiali, immaginiamo un po' con le Olimpiadi, si possono fare le cose veramente utili alla gente del Cadore o dell'alta montagna. Ad esempio, questa epidemia ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di sanità sul territorio. È stata una delle pecche di tutta Italia, non riguarda solo il Veneto. Abbiamo bisogno di scolarità, abbiamo bisogno di costruire i lavori. Un tema che non viene mai affrontato, e qui ne parlo da forestale, noi abbiamo bisogno di ritornare con le mani nella terra, perché i nostri boschi vanno lavorati, i sentieri vanno curati. Se noi continuiamo invece a infrastrutturare l'alta quota, andiamo a consumare paesaggio, a fare tutto il contrario di quello che dovrebbe essere la mission di Dolomiti UNESCO. Guardi, noi come Mountain Wilderness nel 1993 eravamo a Cortina d'Ampezzo, abbiamo raccolto 12.000 firme assieme a Lega Ambiente e SOS Dolomites per promuovere le Dolomiti patrimonio naturale dell'UNESCO. Bene, siamo arrivati al risultato, ma siamo totalmente delusi. Cioè, noi credevamo che tramite Dolomiti UNESCO si investisse nella qualità della montagna, ma se io continuo a costruire questi collegamenti, ad esempio che sono in programma verso la Val Badia, verso Arabba, verso il Monte Civetta, cosa mi ritroverò? Ad aver infrastrutturato l'alta quota, a dover portare addirittura le macchine in alta quota, perché adesso facciamo le cene a 2.000-2.200 metri di quota, quindi abbiamo consumato l'identità, i valori più importanti della nostra montagna. Per questo motivo chiediamo moderazione, chiediamo rispetto e chiediamo sobrietà. Beh, il fatto che lei chieda vuol dire che ha ancora fiducia che si possa correggere. Ma non ci arrendiamo mai noi. Ecco. Allora, voi a giustificazione delle vostre posizioni portate degli esempi di dove si sono svolti questi eventi e che qualche problema l'hanno creato. Bormio per i mondiali e Torino dall'altra parte per le Olimpiadi. Cos'è che non ha funzionato lì? Non lo so, perché io quelle zone non le conosco, ovviamente. Allora, una domanda che devo rivolgere. Allora, a Bormio abbiamo distrutto un angolo del parco dello Stelvio con la grande pista dello Stelvio, abbiamo demolito le rocce con l'esplosivo, come si è fatto in Tofana in questi 2 anni, e Bormio sta ancora pagando i debiti dei mondiali del 2005. E Torino sta ha costruito le opere, alcune le ha smantellate perché non sono più funzionali e i comuni non hanno i soldi per gestirli, e la città di Torino sta ancora pagando 5 miliardi di debiti fatti con le Olimpiadi del 2006. Non vorremmo che per Milano e che per Cortina succeda la stessa cosa. Anche se sono state date tutte le rassicurazioni che così non sarà. Ma anche allora le avevano date, perché ad esempio io ho avuto modo di seguire le Olimpiadi di Torino giorno per giorno. Ci davano pacche sulle spalle di tutti i tipi e praticamente sono stati un fallimento. In questa opposizione che il mondo ambientalista fa, lei che posizione ha? Lei se va a studiare, non so, la critica sugli impianti, sulle infrastrutture, perché ognuno di voi ha delle competenze, anche perché è un vasto mondo. Allora, vediamo l'aspetto forse più critico, tanto così perché ve ne sono tanti, ma questo è particolarmente una cosa particolarmente delicata. Su tutta la zona della Tofana hanno fatto dei grossi interventi di rimodellamento della pista, delle piste, quindi allargamento, sbancamento, taglio, e praticamente poi sterro e riportano, tutta una serie di interventi. Che cosa comportano questo dal punto di vista idrogeologico? Comportano il fatto che quello strato di terreno che si è formato ed era
veramente da secoli, perché su di là più che i camosci non c'erano, si era formato uno strato di terreno, uno strato arbustivo arboreo che era idrogeologicamente, cioè che tratteneva l'acqua di pioggia e la rilasciava lentamente. Adesso è stato completamente smantellato. A valle c'è una grandissima frana chiamata Boa Granda di Rumerlo, in dialetto ampezzano, che in lento movimento parte dal pendici delle Tofane e arriva fino a Cortina, in località Polveriera. È una frana lunghissima, enorme, si muove lentamente a mezzo metro circa all'anno, quindi non è poco. E questi interventi che hanno fatto, cosa fanno? Non trattengono più l'acqua di pioggia, per cui alimentano ulteriormente la frana e la rendono ancora più fluida. È una cosa abbastanza importante, perché se l'unghia della frana, che viene erosa man mano che scende dal boite, dovesse staccarsi e ostruire il boite, si creerebbe un grande bacino a monte, no? L'acqua sale, poi tracimerebbe e occuperebbe tutta la piana di fiamme. Dove è una visione catastrofica, però abbiamo visto che la natura... Cosa è successo? Le dighe di terra hanno un problema di fondo, che una volta che sono riempite l'acqua le fluidifica e scende tutto a valle. Bisognerebbe veramente fare degli interventi, diciamo, risolutivi per evitare questo pericolo sul corpo della frana, portare fuori l'acqua perlomeno e evitare di fare, ma ormai sono visto fatti. Che ormai l'intervento è stato fatto. Allora, io mi scuso perché chiaramente la vostra è una perorazione che avrebbe bisogno di più tempo, ma lo abbiamo esaurito. Siccome molte persone che ascoltano possono essere interessate a fare questi approfondimenti, quali sono le sedi dove o vi possono contattare o se farete degli incontri? Beh, innanzitutto ci possono contattare, ad esempio, sul sito di Mountain Wilderness Italia, internet, si trovano tutti questi documenti. Poi abbiamo appena istituito, ci siamo trovati ieri sera via telematica, l'Osservatorio Nazionale delle Olimpiadi 2026 a livello con tutte le associazioni nazionali, quindi anche lì saremo pronti nei confronti della stampa. Poi siamo anche disponibili personalmente. E sempre, con i siti riescono ad arrivare ai nostri nomi, alle nostre mail, e io direi che per la zona del Cadore di fare riferimento all'Associazione Per Altre Strade e al sito specifico di Per Altre Strade. Anche lei naturalmente dà la stessa disponibilità ad approfondire, soprattutto in loco. Certo, sicuramente, anche perché la frana è veramente impressionante, una frana lunga. Questo è un chilometri. Aspetto che sinceramente io non conoscevo, quindi sarà interessante. Quando anche si va a falzare con un certo punto la strada, sì, fa una serie, quella lì è la frana, che parte sotto le Tofane e arriva sotto Cortina addirittura. Ecco, forse potremmo dire ancora alla fondazione dei mondiali di Cortina 2021-22, vedremo quando si svolgono, che magari ci convochi e magari riusciamo a riprendere un percorso che ritenevamo produttivo avviato nel 2016. Attendiamo la fondazione di mondiali che ci convochi. Io vi ringrazio per aver sollecitato l'attenzione su questi argomenti, faccio i migliori auguri per un buon prosieguo della vostra politica di diffusione dell'informazione. Però qui dobbiamo fermarci, ringrazio coloro che ci hanno seguito da casa e vi auguro un buon proseguimento della visione dei nostri programmi.